Allora ragazzi, questa è una camera da letto, piccolo placard. Toiletta. Quando è il mosca? Ah, il canapè. Se fa come l'uomo porta il canapè. Se fa. Fa come si nasce. Allora, la cucina. La fuga. Il freezer. Tu sei chiuso là. Mi immagino vorrei sapere più la macchina a lavare. Che mai c'è fa più su macchina a lavare? Voilà, allora ragazzi, purtroppo vedete quanto è bello questo divano, costava un sacco di soldi, l'ho dovuto rompere perché il cliente non lo vuole e non riesce a passare, perché evidentemente quando lo hanno portato qua l'hanno portato dalla terrazza con il ponte mobile, però per poi sfruttare questa situazione dovrebbero uscire 1.800 euro, e personalmente non me ne frega un cazzo, quindi mandate qua che come mi dispiace. Però comunque dobbiamo ritornare obbligatoriamente domani, perché non riesco a mettere tutto nel camion, cioè, ho messo tutto quello che potevo mettere, ma tutto il resto non riesco a prenderlo, il forno, il frigorifero e tutta roba appresa. Quindi ritorniamo domani, dobbiamo prendere pure le cose qui dalla terrazza. Allora, da Deauville per il momento è tutto. Allora ragazzi, ritorniamo domani. Dove c'è il tabac? Allora, le tabac con la gauche. No, è a gauche. Fa, oui, a gauche. Il centro ville. Tu vas obligé de tourner sur la rotonde ici, donc c'est obligé. Donc tu vas à gauche. No, là, a gauche. Là. Oui, après il y a un petit... Il centro villa, quasi. Voilà. Là. Oui, c'est à gauche dans la villa. C'est juste à côté. Là. Dove? Avant. Ah, t'es pas là, ok. Là, il est tabac. Oui, c'est pas grave. Moi, il le fait. Non, mais il le raccomande un peu. Mais je vais pas ici. Je vais moi là. A pie. Voilà, guarda, te lo dico e je vais tout de suite. Voilà, quindi la terza è lì. Domani dobbiamo ritornare. Alle 20 ci danno che mi parli la luna. Domani per il continuo. Voilà, sei caioli. Siamo arrivati a Deauville. Dobbiamo scaricare tutto il camion. E domani si ricomincia. Voilà, allora ragazzi, seconda fase, andiamo adesso a Deauville, preparato tutto seghetto elettrico per distruggere quel divano, e poi ci stanno da prendere praticamente tutte le altre cose. Quindi andiamo, e sicuramente oggi è veramente un tempo di merda in tutta la Francia. Quindi voilà, a più tardi. Sì, popolare.
bella giornata oggi, voglio. Stai a faticare. Ciao Nicolas. Abbiamo fornito oggi. Dobbiamo terminare così ci leviamo l'incubo e vedete come mi dispiace però. Però a finale. A finale quando andavamo a Duville, che comunque ci andremo lo stesso, però quando andavamo a Duville a finale è sempre l'hotel. Quindi alla fine carina fa. Meglio così. Ed è pure una bella giornata. Ed è andando avanti, ci ero proprio limpida. Mi sono portato il seghetto elettrico per distruggere quel divano di merda. Ieri ci ha fatto perdere tempo quel divano, perché altrimenti avevamo finito. Nella nuova villa napoletana, sì. Covid permettendo la nuova villa, però ho da solo che accattiamo di villa per tutto parte, c'è stato un problema. Ma Mario 40, quel ladro, sono tutti i taxi, sono tutti ladri. Faglielo, mettilo sotto questo video, mettilo Mario 40, così lui lo vede. Sono veramente tutti ladri questi tassisti. Ma no, sono troppo operaio oggi. Hello. Mario, troppo costoso, troppo esagerato. Ma che se vuoi andare in palazzo? Sto portando poche gente a fare passeggiata. Che schifo, mettete più scuro. Bella giornata adesso, non ci stiamo a ricreare. E poi si fanno le ville a Capri, hai ragione. O magari le vedi e te ne hai mille a Capri, a Mondragone, a in Calabria. Poi te ne pure a casa. Vista mare e poi se lamentano e pigliano pure reddito di cittadinanza, fanno in brutto, che schifo, mettetevi scorno. Ieri per aprire lo champagne a casa, perché avevo ancora quelle bottigliette di champagne che non ti sei preso te, che non ti sei bevuto te, e quindi me le sono bevute io e aperto con i denti, perché proprio era una questione che mi sentivo operaio dentro di me, no? Voilà, oggi mi prendo, ci sta ancora tutta quella roba, Nicolas, il tè, cose. Devo prendere proprio tutto, cioè devo proprio portare a zero la casa. Voilà. Salutoni anche a Federico, noi continuiamo il viaggio, vogliono all'incirca una settantina di chilometri ancora e siamo quasi arrivati. Eccolo il camion. L'affitto è... vabbè, non so a voi in Italia, qua l'affitto è praticamente al giorno 180. Gli amici ci stanno, hanno sparagliato parecchio, danno che non capisce una cosa che sto dicendo, non vuoi capire, danno che parliamo così che non capisce neanche un cazzo, e quindi potremmo parlare senza problemi, danno. Ah, bella questa parte, ah, voglio favorire, questa sicuramente l'hai vista, Nicolazzo, quando hai preso la macchina e sei venuto, te ne è venuto qui, bella il suo castello, già adoro. Mi è sempre piaciuta questa parte. Ma va, bella giornata di sole, ci arriviamo, spuntiamo tutto cose e ci arriviamo. Salutoni e bacioni a tutti, in bocca con la lingua.
arrivati. Vedo tempo un po' variabile. Toujours peur de le passage. Moi aussi. Toujours. Là, je pensais que peut-être on avait un train. Mon Dieu. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Si il mange pas l'autre, mais dit qu'il est foutu. Maman. Foutu. Fais la frittata. Si, la tonique, monsieur. Ouais, c'est vrai. Ça, on veut la pâte rouge, la tonique. Voilà, Nicolas, dit Dieu, siamo quasi arrivati. Qua, se ti ricordi bene, penso di sì. No, toujours rouge, je pense que c'est ma femme, antipatique. La nostra casa. Poi non abbiamo lì con me. Mamma mia, la fa... Niente da pigliare da roba, forno, frigorifero, ma no. Se fossi lì ti darei una mano, io e poi cena e giocare a casino, no, chiuso. Purtroppo chiuso. Purtroppo chiusi tutti i ristoranti. E mo ieri con l'annuncio del primo ministro saranno chiusi per parecchio tempo. Quelli che chiuderanno principalmente sono i grandi centri commerciali dove non c'è il mangiare, quindi le Roma Merlin, BHB, tutte queste cose qua, però compresi i ristoranti, hotel, tutti chiusi. Come fa? È così. I love you, lui. Da noi da lunedì riaprono tutto. Il capo purtroppo non è così. Valentino Soringo. Vecchio. Voilà, arrivati. La stazione. Là c'è la banca. Bello. La prima volta che sono venuto ici, quando ho visto l'immobile là, sì. J'ai été choqué. J'ai dit, c'est tellement beau, parce que moi j'adore ça, j'adore. J'adore Douville, j'adore. Regarde, sottile sole, che bello. Ah, Nicolas di Dio, queste due colonne l'hanno terminate, guarda. Quando sei venuto tu stavano in lavoro. Stavano facendo i lavori, se ti ricordi qui. Stanno ancora però a fare i lavori, però sono finite le colonne, eh? Bella, eh? Il casino di Truino, dove hai perso un sacco di soldi. Ma che bello. Ma tu le ville, sì, se tu vai a se tu vai a marcire avec la voiture, sono tu beau le ville, sono tu beau, Tra poco a sinistra, casa tua, oui. Ah, la mia casa.
Eccola. Ciao, il canna. La bianca. Ah, noi stavamo qua, che bel giorno di sole, un buon ristorante, tra per il ristorante, sì, Nicolas. Un ristorante sulla Battola. E te pao verte per me. Voilà, allora ragazzi. Forza, bisogna mo taccariare. Ciao ciao a tutti. Voilà ragazzi, anima e coraggio. E via, iniziamo i lavori. Yes, I love you to vive, I love. Io amo to vive. Amo to vive. Ciao ciao a tutti. Ragazzi, ancora dobbiamo terminare e penso che sia lunga ancora, però il problema più grave è che adesso questa fetta proprio sotto i cieli, ma non fetta normale, fetta proprio, sapete come quando uno fetta proprio, e quindi immaginate dopo nel camion 2 ore di viaggio. Dopo che ti hai fatto una giornata qua, scassato, siamo proprio scassati. Quindi immaginate proprio a tutta la scella, 2 ore nel camion. Penso che sia veramente complicato dopo. Ma dopo ci ricasino un po', che ne avete un po' sotto la scella. Intanto il deodorante ci sta.